4 gennaio 1942. Scrivo queste parole in segreto, nella paura e nel terrore. Io devo trovare un parente che mi reclami, altrimenti resterò qui condannata per sempre a una vita d'inferno. La mia infanzia è stata felice, ero felice nella contea di Sligo. Amo la musica per mio padre. Adoravo mio padre. Quando lui morì, il cuore di mia madre morì insieme a lui. Non si tolse più gli abiti a lutto. Lo piangeva notte e giorno finché non la portarono via. Restò con gli abiti a lutto notte e giorno finché non la portarono via. Quando conobbi Michael McNulty, ero sicura che lo avrei aspettato per sempre.